Mi dispiace di che effettivamente su un argomento come questo, pur senza fare alcuna polemica, non si riesca a trovare il bandolo della matassa per approvare un ordine del giorno condiviso, perché questo significa estrema debolezza di fronte agli amministratori regionali che poi forse decideranno di concedere volta loro una risonanza magnetica in Alto Friuli. Però per onestà intellettuale credo che alle parole dette dalla dottoressa Gatizia forse qualche precisazione andava anche fatta, soprattutto rispetto ai tempi tecnici che ci sono stati nel momento in cui si è deciso poi di presentare gli ordini del giorno. Vorrei ricordare che noi abbiamo ricevuto il martedì una comunicazione via SMS che si doveva presentare un ordine del giorno, abbiamo chiesto che la dottoressa lo preparasse e l'ha preparato, il mercoledì ci è stato inviato in mattinata, noi ci siamo consultati, via mail, però alle 12, a mezzanotte si può avere la presenza. Sono una parola che parlo, non c'è niente, ci sono una parola che parlo. Sì, no, ma non è questione... Scusate, Marta, non è questione di una parola, e c'è un ragionamento, ci sono, come si dice, dei discorsi che, distanti dal punto di vista tecnico e pratico, che andavano forse chiariti con una tempistica un pochettino più necessaria, dico io. Il mercoledì ci è stato presentato, il mercoledì sera io ho rimandato un mio ordine del giorno, facendo un po' sintesi di quelle che erano le osservazioni fatte dai colleghi di gruppo, non ho più ricevuto alcuna comunicazione e poi mi sono ritrovato con l'ordine del giorno presentato per la convocazione del Consiglio Comunale. Ora, i tempi tecnici per preparare questa uscita pubblica c'erano, ci sarebbero stati, perché il Consiglio Comunale ultimo risale a 28 aprile, quindi potevamo risolvere la questione in due giorni. Sono questioni molto delicate, come vedete bisogna parlarsi, bisogna chiarire, ci sono aspetti tecnici importanti che noi consiglieri magari del campo possiamo conoscere, ma gli altri consiglieri non sono in grado di percepire se non c'è una discussione. Quindi il tempo tecnico ci sarebbe stato, ma non è stato utilizzato. Si poteva evitare anche di presentare gli ordini del giorno in questa situazione. Bastava dire fermiamoci un momento e ne ridiscutiamo, magari convochiamo un consiglio ad hoc per questa cosa qui. Neanche questo è stato fatto. Noi ci siamo ritrovati con un ordine del giorno presentato per la convocazione, a quel punto ovviamente è stato presentato un ordine del giorno di sintesi tra le posizioni dei vari gruppi di minoranza. Sulle questioni tecniche, che cosa devo aggiungere rispetto a quello detto dal consigliere Visconti? Nulla. È talmente evidente che motivazioni tecniche imporrebbero la localizzazione dello strumento nell'ospedale di rete, l'unico ospedale di rete previsto dalla norma regionale. Quindi credo che sia difficile discutere se ci sono valenze diverse o maggiori per localizzarla nell'ospedale di Gemona. Questo senza nessuna polemica con gli amici gemonesi. Sappiamo benissimo, come ricordava la dottoressa Galizia, che alcune funzioni, alcune cose sono scese giù, la direzione aziendale, gli interventi di cataratta, lo strumentario per la radiologia del cavo orale. Io vorrei aggiungere anche adesso, abbiamo perso anche alcuni posti letto di RSA in quest'ultimo anno, forse non ce ne siamo neanche accorti, i posti letto che erano a Palusa sono stati chiusi e sono stati dati all'RSA di Gemona, loro ne hanno 30, noi ne abbiamo 20, i nostri anziani sono in lista d'attesa, molti dei nostri anziani vanno a Gemona per il sollievo familiare. Non dimentichiamole queste cose, ma non abbiamo
tentato di collaborare e continueremo a collaborare anche con gli amici di Gemona, su un terreno però di chiarezza e di responsabilità. Noi non vogliamo innescare una battaglia per la risonanza magnetica con l'ospedale di Gemona. È assurda questa cosa qui. Forse è quello che vorrebbe l'amministrazione regionale, che effettivamente si verificasse? Mi domando questo. Perché questo? Perché, come ricordava anche l'amico Piscosi, di risonanze ce n'è agli osa, l'aveva ricordato Kosic, però guarda caso sono tutte localizzate da Tricesimo in giù. E vorrei anche ricordare che la maggior parte delle risonanze magnetiche che si sono state installate nel privato sono state accreditate dalla Giunta. Le dichiarazioni del consigliere Blasoni, che è, come si dice, presidente della commissione, sono talmente chiare e dire: signori, dobbiamo andare verso il privato, allora la penalizzazione del pubblico. Però suo figlio è nato da un mezzo. Va bene, suo figlio è nato da un mezzo. Quindi voglio ricordare queste cose, perché poi alla fine i conti non ci tornano e non ci tornano. Allora, politicamente, il presidente Toto, il consigliere Cacitti, gli altri consiglieri anche di opposizione avevano già espresso quello che era il loro pensiero. Si parlava di una deroga per il territorio montano. Territorio montano che significa però che l'ospedale di Rete è quello di Tolmezzo, e questa macchina, se deve essere acquisita, non può che essere localizzata nell'ospedale di Tolmezzo. E allora la chiarezza dell'ordine del giorno non può non esserci, perché non siamo qui il consiglio comunale di Tolmezzo, ricordiamocelo. Io capisco le preoccupazioni anche della dottoressa Galizia per il suo ruolo istituzionale come presidente della conferenza dei sindaci della Carica. Però non qui siamo a Tolmezzo, e quindi noi dobbiamo essere chiari e trasparenti anche nei confronti dei nostri concittadini. Cittadini Tolmezzo si intende Carnia, attenzione, non sto parlando di Tolmezzo, sto parlando di cittadini Tolmezzo e della Carnia, ovviamente. È talmente ovvio quello che ha detto il consigliere Piscosi sulle difficoltà orogeografiche che non sto neanche a ripetere, l'abbiamo ripetuto 100 milioni di volte. Le nostre liste sono organizzate in base alle codiere, alla SAF. E lo so. Per dare la possibilità a chi viene da Paolara, da fuori, di poter venire, si organizzare in base a quelle liste. È una cosa incredibile. Quindi nessuna polemica con Gemona, ma nella chiarezza degli intenti, ripeto, quest'ordine del giorno che noi consiglieri di Tolmezzo andremo ad approvare o a respingere, non può che essere questo.